Gela è il primo comune ad adottare la nuova modulistica adeguata al testo unico dell'edilizia così come recepito nell'ordinamento regionale. È durato così solo una settimana lo stop degli uffici comunali alle stanze e alle comunicazioni riguardanti interventi edilizi. Il comune di Gela nel giro di in pratica 10 giorni dall'emissione della legge regionale che acquisisce le linee generali della legge nazionale presenta oggi tutta la documentazione per consentire di gestire le pratiche per, in ambito dell'edilizia. Noi subito dopo Ferragosto siamo stati costretti a interrompere lo sportello a causa proprio di questa legge che in modo perentorio cambiava le regole. Il comune di Gela credo che sia il primo in Sicilia fra le altre cose, nel giro di 10 giorni, grazie al lavoro fatto dai dipendenti comunali, grazie al lavoro da parte della dirigenza, dell'assessore, fra le altre cose in periodo di pieno agosto, periodo di ferie, nel giro di 10 giorni è riuscito a mettere a disposizione della città di Gela quegli strumenti che consentiranno di poter attivare le pratiche edilizie in tempi ancora più celeri e soprattutto certi. Abbiamo costituito un pool di lavoro per allineare la modulistica da presentare per le pratiche edilizie al Comune di Gela. Ci siamo riusciti, siamo orgogliosi di questo, di aver raggiunto questo risultato. In questo modo i professionisti nella presentazione delle pratiche edilizie potranno avvalersi della nostra documentazione che è scaricabile nel sito del Comune di Gela, è immediatamente utilizzabile per la presentazione delle attività edilizie di competenza del Comune di Gela. Ci sono alcune attività che sono libere, altre che sono subordinate ai titoli abilitativi previsti al 380 e nello specifico abbiamo i moduli per la comunicazione d'inizio lavori, la comunicazione d'inizio lavori asseverata, la scia che sono la segnalazione certificata d'inizio attività e il permesso di costruire. Questi in sintesi, estrema sintesi, sono i titoli abilitativi che adesso dobbiamo imparare a parlare e a riferirci con questa terminologia che sono i nuovi titoli edilizi previsti al 380 così come recepito quindi al comune, dalla regione Sicilia e adottati dal comune di Gela. È una norma che è stata recepita con alcune modifiche ma che mette quantomeno in coerenza il modo di valutare i progetti in Sicilia e nel resto d'Italia. È stato inserito anche un modo automatico di recepire le eventuali successive modifiche e questo lo giudico un fatto molto positivo perché non costringe ad attendere il recepimento specifico, ma eventuali norme che vengono modificate a livello statale possiamo andarle a vedere, a analizzare e valutare già immediatamente perché immediatamente operative.